Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un nuovissimo wall bridge con la patch 1.27.1.30. Questo wall bridge funziona per tutte le console. Questo wall bridge ragazzi inoltre è vecchio perché non è nuovo, però ragazzi dato che l'avevo caricato nello scorso canale che ho chiuso, praticamente lo ricarico dato che si può fare RP infiniti. In una buona maniera, ragazzi, veramente un ottimo wall bridge anche per killare la gente, quindi l'ho caricato proprio per questo. Dovete recarvi come prima cosa in questa locazione che vi ho appena mostrato e dovete salire su questo tetto dove sto salendo ora. Una volta fatto ciò, dovete recarvi praticamente contro questa parte alzata. Dovete prendere un fucile che volete, o una pistola, comunque sia un'arma. Dovete praticamente premere R1 in modo che praticamente camperate dalla parte più bassa del tetto. Dovete con la levetta sinistra muovervi a destra mirando con L2 fino a quando praticamente non vi farà entrare all'interno di questo tetto. Una volta fatto ciò, che vi siete buggati, se siete su Next Gen mettetevi in prima persona e fate quello che faccio io, ovvero tuffatevi comunque se andate più avanti per cadere in questo punto. Mentre se siete su Old Gen basterà solamente andare un po' più avanti, dato che comunque la prima persona non potete metterla. Comunque sia il wall bridge esce facilmente lo stesso, solamente che non vedete bene appunto l'interno di questo wall bridge. Una volta che siete all'interno di questo wall bridge, i colpi sorpassano il muro tranne dalla parte alta, ma non dalla parte proprio alta dove passano gli elicotteri, ma praticamente un pelino un po' più alto dove sto sparando io, ma sopra dove c'è il tetto i colpi sorpassano benissimo il muro. Quindi questo ragazzi è un ottimo wall bridge per killare i nemici in una sessione pubblica, anche gli sbirri, e fare tantissimi RP quanti ne volete ragazzi, 100 RP ogni stella da ricercato che avete. L'unico metodo per uscire da questo wall bridge è suicidarsi dal menu interazione perché se andate nel vuoto non vi farà cadere nel vuoto appunto e i muri ragazzi saranno blindati se cercate di oltrepassarli, quindi non potete uscire da questo wall bridge se non che suicidarsi. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, se volete passate nel Mac Video Recovery, troverete il link in descrizione, inoltre se volete aggiungermi il mio id online PS4 e Orco Verde, sempre scritto in descrizione. E da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!